partiti, è iniziata Cremonese-Olbia. Palla che si allarga sul settore sinistro dove c'è Ragazzu che la riconquista. Ragazzu va al cross, c'è un colpo di testa e sotto rete il vantaggio dell'Olbia. Cremonese che deve mostrare lo stesso spirito della gara con l'Arezzo. La palla che resta lì, attenzione a questo cross, Briganti, il tiro rimpallato. Maiorino alza la testa, osserva l'appostamento dei compagni, allarga il gioco sulla destra dove c'è Moro, lo stop. Si sovrappone Salviato, ma Moro serve in area Briganti. Area di rigore, Briganti cerca Maiorino, il tiro, para, monta aperto, poi Cavion, fuori. Con questo fischio che si può riprendere, Maiorino alla battuta, sotto rete, la palla in gol, Briganti. Salviato intercetta, ma sbaglia tutto, perde palla, la riconquista Piredda, il tiro, la grande parata di Ravaglia sul tiro di Piredda. Ultima azione con la punizione che è chiamato a battere Pesce. Lancio a cercare i centimetri di Stanco, la sponda per Lucchini, anticipato, poi il tiro e il gran gol, Cavion! Tutto è pronto per il secondo tempo, duello con Gemiti, lo punta Geroni, va al tiro, palla alta, cerca e trova Gemiti che si fa vedere sulla sinistra, cross di Gemiti, Briganti, lo stop, area di rigore, palla per Stanco, palla a lato, limite dell'area di rigore, si fa vedere Pesce che serve Scarsella. Scarsella, bella azione della Cremonese, tiro, deviazione di Scappini e palla a lato di pochissimo. Piredda che va ad allargare sulla sinistra per Delgado che la mette in mezzo, il liscio da parte di Scanu. Attendiamo la segnalazione del recupero, il cross di Pinna, attenzione, area di rigore, la sforbiciata di Delgado prolungherà i 4 minuti di recupero. Moro intanto il tiro da fuori e la palla che termina a lato e l'arbitro dice che è finita. La Cremonese dopo 5 minuti di recupero vince 2-1, di nuovo in rimonta come contro l'Arezzo, batte l'Olbia e ottiene la seconda vittoria consecutiva in casa.